Grazie, senatore Tosato. Grazie Presidente. Ma intendo innanzitutto chiarire sin da subito qual è la posizione della Lega Nord rispetto a questo decreto. Noi, a differenza di altri gruppi parlamentari del centrodestra, e faccio riferimento in particolare al gruppo di Forza Italia, non riteniamo che questo decreto possa essere corretto. Questo decreto deve essere semplicemente o ritirato o bocciato, perché sbagliato nei suoi contenuti e nelle sue premesse, nonché nei suoi obiettivi. È stato un errore quello di votare contro la pregiudiziale di costituzionalità. Ci stupisce che il gruppo di Forza Italia abbia assunto questo atteggiamento, ma noi vogliamo assolutamente marcare la nostra posizione rispetto a un provvedimento che è condotto da parte della maggioranza, dal Partito Democratico, da parte del governo, con grande arroganza, con grande irresponsabilità rispetto a un tema molto delicato che è quella della salute dei bambini, che è quella della serenità delle famiglie italiane nei confronti ovviamente di un provvedimento che riguarda intimamente la vita familiare della nostra comunità. Noi stiamo parlando di un decreto che dovrebbe avere l'obiettivo di rendere più sicura la salute dei nostri bambini, delle nuove generazioni. Ma vorrei chiarire che questo decreto in realtà non è un decreto che vede dividere il Parlamento tra coloro che sono favorevoli all'utilizzo dei vaccini e coloro che sono contrari. Questo è un falso problema, le cose non stanno in questi termini. Anche il nostro gruppo, il gruppo della Lega Nord, ritiene che la vaccinazione, l'inserimento di una serie di vaccini nella cultura del nostro Paese sia stata una grande conquista sociale che ha fatto il bene della salute dei nostri figli, delle nostre comunità. Ma il tema non è questo, il tema è se con questo decreto l'atteggiamento delle famiglie nei confronti del tema della vaccinazione sarà un atteggiamento di maggiore fiducia o di maggiore sfiducia. E noi su questo elemento abbiamo le nostre certezze. Con questo decreto si stabilisce una sfiducia totale nei confronti delle nostre famiglie, nei confronti di una procedura, quella dell'obbligatorietà, che tenderà a indurre a pensare che dietro questa coercizione, questo atto di forza, ci siano degli interessi che vanno al di là della salute dei bambini, che potrebbero rappresentare gli interessi di pochi nei confronti di coloro che invece noi dovremmo tutelare. E da questo punto di vista, questo principio, questa considerazione, la si può dimostrare con le tante manifestazioni spontanee che sono avvenute in questi ultimi mesi. In questo ultimo mese, da quando è stato introdotto questo decreto, molte famiglie normali, normalissime, non necessariamente anti-vaccini, hanno sentito la necessità di manifestare il proprio dissenso scendendo in piazza con i propri figli. L'hanno fatto in tante città e l'hanno fatto con una grande manifestazione recentemente a Pesaro che ha visto il coinvolgimento di decine di migliaia di persone. Questo doveva far riflettere il Parlamento, doveva far riflettere il Governo, invece anche a fronte di questa mobilitazione spontanea si è andati avanti per la propria strada con grande arroganza, con grande protervia, quasi a voler dimostrare, a valorare la tesi secondo la quale dietro questo provvedimento ci sono interessi che vanno al di là della salute delle nostre comunità e delle nostre famiglie. Qual è il tema di fondo? Il tema di fondo è che attraverso questa coercizione, attraverso un provvedimento che intende proibire alle famiglie di iscrivere i propri figli nelle scuole materne e negli asili, qualora non si ottemperi alla norma di vaccinare i propri figli, non per 4 tipi di vaccinazione, ma addirittura 10, dietro questo atteggiamento c'è l'arroganza della politica. C'è l'arroganza di chi ha preso una decisione, ha inteso pianificarla in modo cosciente. Prima con una campagna di allarmismo rispetto a epidemie fantomatiche, epidemie fasulle, per preparare il terreno, sensibilizzare l'opinione pubblica al fatto che questo decreto fosse necessario. Questa è stata la prima falsità, è stato
il primo atto colpevole di questo governo che ha pianificato questo provvedimento. In seconda istanza ha approvato non un testo di legge, una proposta di legge che poteva essere tranquillamente discussa in questo Parlamento con tutti i tempi necessari, visti l'importanza dei temi che vengono trattati, ma ha agito di forza con un decreto e probabilmente, forse, intenderà concludere questo processo legislativo addirittura con la fiducia, con l'ultimo atto di forza rispetto a un Parlamento molto debole, quello attuale, che ha un unico obiettivo, quello di protrarre la propria vita al di là della effettiva rappresentatività del nostro Paese. E quindi quali sono le conclusioni? Le conclusioni che questo decreto non favorirà un atteggiamento di fiducia da parte delle famiglie nei confronti delle vaccinazioni. Sta risvegliando invece il dubbio. Sta risvegliando il dubbio che dietro queste procedure, dietro questi provvedimenti, esistano interessi altri rispetto alla salute dei bimbi, che ci siano invece degli altri obiettivi, che ci sia la volontà di realizzare una sorta di sperimentazione di un modello di vaccinazione obbligatorio nel nostro Paese, utilizzando le nostre nuove generazioni, i bambini da 0 a 2 anni, come una sorta di cavia, una sorta di gruppo sperimentale per verificare l'effetto di questa tipo di impostazione, che non è basata sul convincimento, sulla fiducia, ma sulla forza. Ma attraverso la forza non potrete mai conquistare la fiducia dei genitori. Questo è il più grave errore che state commettendo. Noi crediamo in un altro modello. Crediamo nel modello, ad esempio, che è stato attuato dal Veneto a partire dal 2007, che si è concretizzato attraverso la non obbligatorietà, una informazione capillare sull'utilità della vaccinazione, un'azione di confronto con le famiglie, con le associazioni antivaccini, per far comprendere che dietro la volontà di proporre la vaccinazione dei bambini c'è un reale interesse di tutelare la loro salute. Questo era il modello da sposare, questo è il modello vincente che ha permesso al Veneto di arrivare a percentuali molto alte, al 92,6% di vaccinazione, ed è evidente che c'è anche la malafede del Ministero della Salute, perché i dati che sono stati resi noti rispetto a un fantomatico 85% del Veneto sono fasulli, perché il calcolo non va effettuato rispetto ai bimbi da 0 a 2 anni, il calcolo va effettuato su tutta la popolazione del Veneto, e su tutta la popolazione del Veneto la percentuale di vaccinazione ha raggiunto il 92,6%, perché è evidente che certe famiglie maturano la convinzione che la vaccinazione è utile anche dopo il secondo anno di età dei propri figli. E quindi le analisi, i numeri, i conti, le statistiche del Ministero della Salute sono palesemente false e sono colpevolmente false, e sono false perché dietro questo decreto c'è un'azione di forza. Un'azione di forza sulle convinzioni delle nostre famiglie, che hanno manifestato in più di occasioni, che sono state inascoltate, che non hanno trovato spazio nemmeno sugli organi di informazione, che voi ignorate, che voi calpestate. E guardate che la rabbia che c'è al di fuori di questo palazzo è crescente, la sfiducia è crescente, e voi state minando un rapporto di fiducia tra le nostre comunità, le nostre famiglie nei confronti della politica, di coloro che qui fanno i legislatori. E siete ciechi e sordi a quello che accade fuori da questo palazzo. Questa è una colpa gravissima che voi perpetrate in ogni provvedimento che state approvando in questo periodo. Siete sordi e ciechi, andate avanti per la vostra strada, calpestate i diritti di libertà delle famiglie, mettete in discussione la volontà delle nostre famiglie di tutelare i propri figli. È una follia. Io credo che la libertà sia un principio sacrosanto e affidata ovviamente alla informazione delle nostre regioni, del nostro sistema sanitario, e dall'altra al rapporto di fiducia che deve nascere tra istituzioni e cittadini, doveva essere la via maestra. Voi avete scelto una strada opposta, una strada basata su un atto di forza, di imperio, decreto, fiducia,
inascoltate le proteste, inascoltati coloro che si oppongono, e in questo Parlamento è triste che, a parte pochi gruppi parlamentari, tra cui mi onoro di poter annoverare quello a cui appartengo, la Lega Nord, siano pochi i parlamentari. Concluda. Già un minuto. I gruppi che si sono opposti a questa che è una vera e propria follia. Noi daremo battaglia attraverso l'azione di discussione degli emendamenti, lo faremo fino in fondo, perché crediamo che voi state commettendo un gravissimo errore. Bravo. Che va contro la salute dei nostri bimbi e va contro il rapporto di fiducia delle nostre famiglie nei confronti della politica. Spero che si riesca a fermare questo che è una vera e proprio affronto nei confronti di questo rapporto di fiducia, che ci sia un ripensamento dei gruppi parlamentari nei confronti del decreto, che si possa fermare, che si possa bloccare. Noi, la Lega Nord, farà tutto ciò che è possibile, che è il nostro potere, per raggiungere questo obiettivo. Bravo. Grazie, senatore Tosato.